Va bene, iniziamo. Oggi iniziamo direttamente con un problema, proprio pronti via. Oggi faremo ancora tendenzialmente programmazione dinamica, e vediamo così, è un pochino più complicato, un pochino più sorprendente. Allora, partiamo da un classicissimo problema che probabilmente molti di voi già ne avranno sentito parlare, che è il problema delle uova del grattacielo. Allora, il problema è il seguente. Avete due uova e avete un grattacielo di 100 piani. E quello che volete fare è determinare qual è il piano più in alto di questo grattacielo, dal quale lanciando un uovo questo uovo non si rompe. Ovviamente metafora irrealistica, però cioè, se ne frega. E ok, e le regole del gioco sono: voi potete andare a qualunque piano voi vogliate, potete lanciare un uovo, se si rompe l'avete perso, se non si rompe potete riusarlo. Quindi la domanda è: qual è, nel caso peggiore, il minimo numero di lanci che devo fare per sapere qual è il piano più alto da cui lanciando un uovo non si rompe? Faccio un esempietto. Io vi ho fatto la metafora con, cioè ho fatto distanza con n, che è il numero di piani uguale a 100, e k, che è il numero di uova uguale a 2. Facciamo uno un pochino più piccolo. Ok. Tipo qua abbiamo n uguale a 6. Facciamo sempre k, che è il numero di uova uguale a 2. E io posso fare questi tentativi, dico, boh, che ne so, lo lancio al piano numero 2, numero 2 perché l'indice è sotto 0, lancio al piano numero 2 e lo lancio e scoprirò se si rompe o non si rompe. Facciamo il caso che si rompe, bene, male anzi, c'è un colore nuovo, che ne so, lo lancio al piano 0, non si rompe. Bene, lo lancio al piano 1, non si rompe, bene. A questo punto ho contralancio determinato che il piano più alto a cui lanciando un uovo non si rompeva era il piano numero 1. Però questa è solo un'istanza, cioè nel senso io voglio cercare di minimizzare il caso peggiore, quindi devo presupporre qualunque possibile scenario. Cominciamo, proviamo col cominciare a risolvere l'istanza che vi ho dato con due uova e 100 piani. Qual è una strategia per risolvere questo problema? Domanda a voi. Possiamo partire anche da quelle super banali, nel senso, anzi, vorrei partire da una magari non super banale, però sempliciotta. Sento una ricerca binaria, ottimo che è stato portato su questo punto. Perché non va bene la ricerca binaria? Perché va un po' contro, diciamo, le regole del gioco, cioè nel senso, noi abbiamo detto, io posso lanciare l'uovo, se si rompe l'ho perso, se non si rompe lo posso usare. La ricerca binaria, per quanto buona possa essere, funziona solo se non mi si rompe mai l'uovo. Perché il fatto è questo, se io, tipo, mettiamo il caso con n uguale a 100, se io lancio l'uovo dal 50° piano e si rompe, beh, io so che sicuramente il piano a cui non si rompe è più in basso del 50° e questo lo so. Però adesso mi è rimasto un uovo, quindi se lo lancio al 25° si rompe di nuovo e io non posso dare l'informazione che mi era stata richiesta. Quindi che la binary search in generale sia la tecnica ottima per trovare una risposta in un qualche vettore, in un qualche insieme ordinato, qua non possiamo usarla perché in un caso possiamo continuare a fare le query, nell'altro non possiamo continuare a farle. Quindi la ricerca binaria non riesce a ottenere sempre una risposta, quindi no, non è una strategia valida. Per esempio, vi do il primo hint, cioè il primo hint, vi do una soluzione banalissima. Provo a lanciare l'uovo prima dal piano 0, poi dal piano 1, poi dal piano 2, poi dal piano 3, poi dal piano 4, poi dal piano 5, poi dal piano 6, eccetera, eccetera. Beh, appena si rompe,
so che il piano, l'ultimo piano a cui non si rompe è quello subito sotto. Giusto? Ok. Qual è il caso pessimo? Cioè, alla peggio, quanti lanci devo fare? 100. Comunque fai rispondere a n, però 100, esattamente. Possiamo fare di meglio? Un sì? Cioè, meglio. Sento un sì? Un'altra abbastanza semplice è andare prima a scaglioni, Cioè? cioè partire da prendere un numero J Fai pure un esempio. parto dal decimo piano, Ok. poi faccio il ventesimo, trentesimo company, e quando non si rompe procedo a salendo Ripartendo da dov'è? ripartendo dal piano a cui non si era rotto il luogo e si sale Ok. company. Ripeto. Allora, quello che dice Castoldi è: io ho i miei 100 piani. Adesso che non disegnerò, però diciamo che ho i miei 100 piani. E quello che dice lui è: beh, noi possiamo prendere un certo step, chiamiamolo J, chiamiamolo, va bene, qualunque nome, e lui dice: beh, noi possiamo partire a fare il primo lancio dal J-esimo piano. Cosa può succedere? O si rompe o non si rompe? Beh, se non si rompe, abbiamo appena saltato J piani, quindi qualcosa ci abbiamo risparmiato. Se invece si rompe, abbiamo un nuovo, e tendenzialmente quando abbiamo un nuovo non è che abbiamo tante alternative, dobbiamo per forza, in tutto il range di piani che non sappiamo, cioè nel range di piani in cui sappiamo che là è la risposta però non sappiamo dove, dobbiamo provarli uno a uno, perché una volta che abbiamo solo un nuovo non possiamo fare altre cose, perché se facessimo un qualunque altro step potremmo perderci la risposta. Quindi, se usiamo la strategia di fare questa cosa e poi ripartire da quello dopo che avevamo pensato precedentemente, cioè mettiamo che primo lancio al 10 ed è ok, secondo lancio al 20 ed è ok, terzo, quindi sto prendendo uno step di 10, terzo lancio al 30 ed è ok, quarto lancio al 40 e non è ok, quindi un nuovo l'ho perso, una me ne rimane uno. L'unica cosa che posso fare è ripartire dal 31esimo. Ok, che è il primo che mi è ignoto, perché il 30 so che non si rompeva. Parto dal 31esimo e comincio a lanciare questo che mi è rimasto a tutti i piani 1-1, 31, 32, 33, finché non becco quello dove si rompe. A quel punto so che la risposta è quello subito precedente. Questa strategia, quindi con J, non mi piace come lettera, facciamo T, con uno step T. Quanti lanci fa questa strategia usando uno step T? Cosa? N fratto T su T. Ok, N fratto T più T, in realtà questo è arrotondato per eccesso, ok, e in realtà cioè, quello potrebbe essere meno, ma quindi sicuramente, quindi con N uguale a 100, se usiamo questa strategia non facciamo più di questi passi. Quanto mettiamo di step però? 1, 3, 5, 9, 20? Bisogna ottimizzarla. Sul campo, per essere sicuri di provare tutto l'indice qua. Lo Pardon? step lo prendiamo uguale a K. Allora, tu dici uguale a K. K è 2 in questo momento. Così. Con K uguale a 2 questa Prendiamo cosa così. viene 100 diviso 50. Sì, pardon, 100 diviso 2 che fa 50, più 2 che fa 52. Quindi direi che no, non va bene. Devo essere sicuro di provare tutto l'intervallo. No, ma noi abbiamo una strategia che prova tutto. Cioè, perché noi facciamo il primo, cioè praticamente questo è quello che fa il primo uovo e questo è quello che fa il secondo uovo. Cioè, il primo uovo al massimo fa questo numero e il secondo uovo al massimo fa questo. Perché se noi qua per esempio abbiamo scelto step 10, per dire. Noi abbiamo lanciato al decimo, al ventesimo, al trentesimo, al quarantesimo. Ora, se non si rompe mai, ok? Arriviamo al centesimo, sappiamo che la risposta è 100, abbiamo fatto quanti lanci? 10, cioè n diviso t. Perché n è 100, t è 10. Se si dovesse rompere ad una certa, e la cosa peggiore che può capitare è che si rompe al centesimo proprio,
Ok, noi abbiamo già fatto 10 lanci, tanto qua ci manca un meno uno. Qua abbiamo fatto già 10 lanci perché siamo arrivati al centesimo con questi step 10. Ora che si è rotto al centesimo, però abbiamo un'informazione. Sicuramente il piano più alto a cui non si rompe deve essere tra il 90 e il 99. Perché al 90 non si rompeva, al 100 si rompeva. Quindi sicuramente quel piano che stiamo cercando è tra il 90 e il 99. Quindi abbiamo ancora un uovo. L'unica cosa che possiamo fare quando abbiamo un uovo è provare tutti i piani che ci mancavano. Quanti sono? 9. Cioè T-1. È chiaro? Ora la domanda è, cioè abbiamo una strategia che con qualunque T funziona. Qualunque T ci mettiamo là dentro funziona. A volte fa molto schifo, tipo se mettiamo T uguale a 1 viene come provare tutti quanti 1-1, perché facciamo il primo step di 1. Se mettiamo di contro, se mettiamo anche un T molto alto, per esempio se mettiamo T uguale a 50, questo viene 2, però questo viene 49 e quindi viene 51, che non è bello. Però se mettiamo un T tipo 5, per dire, questo viene 20, questo viene 4, viene 24, che non è male. E ora la domanda è, come facciamo a trovare il T ottimo? Come fareste? Cioè, non deve essere per forza il modo giusto. Cioè, voi avete questo problema, cioè avete questa formulina, ok, e dovete trovare per quale T raggiunge il minimo. Come fareste nella vostra vita quotidiana? Le due parti si devono circa uguali. Abbiamo questa equazione è fatta da due. Stai pensando troppo raffinato. Pensa alla cosa più ignorante che faresti per trovare il valore giusto. Li provo tutti, certo. Il modo più ignorante per minimizzare una funzione, tra l'altro, questa è una funzione bella perché T deve essere un intero, non è che possiamo fare uno step di 2,73 piani, ok? T è un intero, quindi la cosa più ignorante che possiamo fare è provare con 1, provare con 2, provare con 3, provare con 4, provare con 5, fino a provare con 100 perché poi non ha più senso, ok? Cioè con N, e vedere per... cioè qual è il minimo di questa funzione? Spoiler, se li fate tutti quanti a manina, viene fuori che l'ottimo è proprio T uguale a 10 e viene 19. Ok? Quindi il meglio che possiamo fare di questa strategia è n uguale a 19. Se non avessimo voluto fare il conto a mano, cioè se non avessimo voluto provarli tutti, cioè com'è che trovate il minimo di una funzione? Facciamo la derivata e la poniamo uguale a 0. I punti che ci vengono sono minimi locali o massimi locali, li analizziamo tutti e vediamo qual è il minimo. Semplicemente. Se volete farlo divertitevi e troverete n uguale a 10. Cioè, troverete t uguale a 10 nel caso di n uguale a 100, se usate n come costante. Ok. Bene, abbiamo ottimizzato questa strategia. Peccato che non è una strategia ottimale. Col meglio che possiamo fare con questa strategia abbiamo ottenuto che con T uguale a 10 facciamo 19 lanci alla peggio. Si può fare meglio di così. Pensateci. Cioè, questa strategia ormai l'abbiamo consumata all'osso. Meglio di così non possiamo fare. Ora, ci sono due risposte valide che mi potete dare. Una è quella più ovvia, cioè a qualcuno gli viene in mente la strategia ottimale e la dice, ok? E ci sta, cioè nel senso, ci sta tantissimo, va benissimo. E questa però è, quello che dicevo nella lezione di ieri, è la parte di creatività. Cioè uno deve essere abbastanza creativo da riuscire a pensare
qual è la strategia ottimale per questo problema? E cioè, benissimo, cioè, se ci arrivate benissimo, perfetto. Però, cosa ci siamo detti? A volte il rigore, il pensare, formalizzare con una certa procedura i problemi ci aiuta a sopperire un po' a una mancanza di creatività. Cos'è che abbiamo fatto l'altra volta, tutto il giorno praticamente? Abbiamo fatto una certa tecnica risolutiva. Se vi sto proponendo questo problema, probabilmente questa tecnica risolutiva magari serve. Quindi ora, sempre a voi, cioè, o cercate, dipende come trovate meglio voi, sono entrambe soluzioni perfettamente valide, o cercate la soluzione creativa di questo problema che lo risolve, o cercate di seguire gli step che ci eravamo detti l'altra volta per cercare di formalizzare questo problema e poi la soluzione verrà da sé. Sto pensando, seguiamo la proposta che ha detto un ragazzo pochi tempo fa, visione binaria, però quando K è uguale a 1 andiamo per in sequenza. Ok, lanci l'uovo al 50° piano, sì. Si rompe, devi provare 50 piani 1-1, sì. Quindi viene 51, che è peggio del migliore che abbiamo, perché il migliore che abbiamo attualmente è 19, cioè okay. Vogliamo trovare qualcosa di strettamente meno di 19. Cioè, quello funziona, quella è una strategia valida, però è peggio della migliore che abbiamo in questo momento. Dovremmo cambiare forse gradualmente T. Tu dici, dovremmo cambiare gradualmente T. Cioè, nel senso, se mettiamo un T fissato, abbiamo visto che meglio di questo non possiamo fare. Sì, però quindi probabilmente la soluzione, una soluzione migliore di questo, non si forza a fare dei salti esattamente di T. Questo è un hint, cioè questo è un hint, cioè un suggerimento effettivamente buono. Se noi una volta che noi arriviamo al piano 20 ce ne mancano 80, non ce ne frega niente che noi ne abbiamo saltati 20 effettivamente, ma ce ne frega che ce ne mancano 80. Dobbiamo capire quindi con 80 quanto è il T ottimale per poter ritrovare. Beh, però come determini il primo salto? Faccio una proposta. Buono. Pardon, mi sento prima la voce. Con il T uguale alla radice di n all'inizio, mm-hmm. Poi come dice lui, il tuo n cambia e quindi lo poni più T. Allora tu dici, ok, facciamo con radice di n, proviamo. Allora, metti radice di n, quindi lo lanci al decimo, ok, può succedere due cose, si rompe o non si rompe? Si rompe, hai fatto 11 mosse, benissimo. Non si rompe, 90, radice di 90 come la vuoi fare, per eccesso o per difetto? Per eccesso. Per eccesso, quindi viene ancora 10? Mi pare, sì. 9 per 9, 81, 10 per 10, 100, quindi sì. Quindi viene ancora 10. Fai la seconda mossa, se ti va male, se ti si rompe ne hai fatte 12, se invece non ti si rompe ne hai 2 più quello su 80. 80 viene 9. Se fai questa cosa, mi sa che alla fine ti rimane, cioè nel senso, il fatto che diventa sempre più piccolo e alla fine ce ne avrai veramente tanti. Però, cioè, possiamo fare il conto se vuoi. Cioè, alla fine, quando tipo arriverai a 20, tu farai 4, poi diventa 16, farai ancora 4, poi farai ancora 4, poi farai ancora 4, poi farai 3, 3, 3, 2, 2, e già hai così sforato i 19. Quindi, cioè, sembra una buona strategia all'inizio, però poi man mano che vai avanti diventa sempre più piccoli e quindi non riesci a, cioè, in un qualche senso non riesci a controbilanciare i costi del primo uovo e del secondo uovo.
l'idea, e adesso provo a metterla giù quella creativa, l'idea è che in qualche modo quando noi lanciamo un nuovo, ok, a un certo piano, l'idea è controbilanciare i due outcome, cioè si rompe o non si rompe, ok? Quindi vorremmo che a qualunque piano facciamo il primo lancio, il numero di lanci che dobbiamo fare ancora se non si rompe sia uguale a T-1. Perché se si rompe sappiamo esattamente quanti lanci sono T-1. Cioè se abbiamo fatto il primo lancio al piano T e si è rotto, dobbiamo per forza con l'altro uovo provare tutti i T-1 piani sotto. Ok? E stessa cosa. Nella seconda parte potresti farne uno alla volta, possiamo farne due alla volta, No, perché potremmo perderci la risposta. Cioè metti che sono rimasti tre piani, ok, sì, e lo lancia il piano 1 e non si rompe, e poi lo lancia il piano, anzi sono rimasti tre, lo lancia il piano 2 e il piano 1 non si rompe, lo lancia il piano 3 e si rompe. So che è il piano 1 o il 2, non lo sai? Cosa ci siamo detti? Vogliamo trovare, ok, per il primo lancio un numero tale che, ok, T-1, cioè il numero che faccio se si rompe, sia uguale a tutto il resto, tutto quello che c'è invece sui piani più in alto di quello che ho tentato. Ma come sarà fatto poi la seconda domanda? Cioè, la prima domanda che ci facciamo è: vogliamo trovare quel T tale che, ok, T-1 sia uguale a la stessa domanda ma su n-t piani. Noi ci stiamo facendo una domanda ricorsiva. Adesso termino, diciamo, la parte di intuizione, perché ripeto, cioè serve intuizione, serve creatività, ed è una cosa che si sviluppa col tempo man mano. Viene molto aiutata poi dalle tecniche che stiamo vedendo man mano, però se uno ci rimane a pensare, alla fine la soluzione a questa cosa è la seguente cosa: ogni volta la strategia migliore, ancora non sappiamo qual è il iniziale, ok, ma la strategia migliore è: io lancio un piano T, so che questi sono T-1, ok, quindi ho fatto un lancio più T-1, quindi ho fatto T lancio se si rompe, allora voglio il secondo farlo a 2T, vediamo se lo becco giusto, 2T-1, perché quanti sono i numeri qua in mezzo? Dovrebbero essere T-2, sono T-2, perché c'è un meno 1. Sono T-2, ma quindi se sono T-2, se io sono arrivato qua con due lanci, ok, quando poi faccio, devo rifare la scalata 1-1, compenso l'altezza a cui sono arrivato con la piccolezza dei lanci che devo fare. Sì. Quale sarà il prossimo? Tra T-2, perché? Perché qua in mezzo ce ne ho T-3. Ok? Perché? Perché se io mi si rompe qua e ho fatto già tre lanci, certo devo riprovare dall'ultimo che mi era riuscito, ma l'ultimo che mi era riuscito a distanza è diventata da me e quindi comunque rimane T. Ok? La strategia ottimale è questa: compensare man mano quanto salgo con la perdita che devo fare se mi si rompe. Perché il problema che avevamo fatto
cioè con la radice la che è, diciamo che era quasi asintotico. Cioè il problema della radice è che cioè, non era costante... un po' catturava quest'idea, un pochino la catturava, ma cioè questo è proprio l'ottimo. Questo è proprio l'ottimo, perché io con questa strategia, adesso bisogna vedere un po' che ti mettere, però con questa strategia sono certo, però diciamo che sono certo che faccio sempre ti lanci, giusto? Faccio sempre ti lanci. Perché se mi si rompe qua ne ho fatti meno 1, se mi si rompe qua ne ho fatti 2, devo fare T meno 2, quindi 2 più T meno 2 fa T. Se ne faccio qua ne ho fatti 3 e devo fare T meno 3, quindi viene sempre T, eccetera, eccetera. Quando è che questa strategia potrebbe non funzionare? No, con T troppo, cioè con T troppo grande funziona, cioè funzionare intendo che non mi dà la risposta, cioè che dà una risposta sbagliata. Cioè perché se metto T uguale 100, cioè viene uno schifo perché mi vengono 100 lanci, perché abbiamo detto che il numero di lanci che fa questa strategia è proprio T, esattamente T. E se metto T uguale a 100, cioè funziona, perché io faccio il primo lancio, poi li provo tutti uno a uno, viene 100. Invece mi chiedo, cioè, ci sono dei casi dove non può non funzionare? Perché, cioè, nel senso, io faccio 3t meno 3, meno 2, poi 4t meno 3, poi 5t meno 4, anche non arrivo alla fine. Prendo k come t? Prendo k come t? Tipo, proviamo a mettere, cioè in realtà no, però trova il problema questa cosa. Se io mettessi t uguale a 2, sarebbe stupendo, perché cioè, lo sto risolvendo con due lanci, bellissimo. Cosa succede però? Lo lancio al piano 2, lo lancio al piano 3, e poi t meno 2 fa 0. Qual è il problema? Che se scelgo un t troppo piccolo, potrei non arrivare in cima al grattacielo. Il problema è questo, perché questa strategia mi assicura che fa i lanci, e li fa. Il problema è che potrebbe non prendere la risposta perché è troppo in alto. Quindi questa invece adesso è una soluzione che è sempre ammissibile, ma dobbiamo ottimizzarla, come era quella di prima. Quella di prima era sempre ammissibile per qualunque t, però non era ottimizzata. Questa qua invece è sempre ottimizzata, ma potrebbe non essere ammissibile. Dobbiamo trovare quando è ammissibile. Quando è che questa soluzione è ammissibile? Tipo, mettiamo T uguale a 5. T uguale a 5 secondo me è ammissibile? Elabora? Perché cioè come funziona questa strategia? Il primo lancio lo farà al piano 5, il secondo lancio lo farà al piano 9, poi al piano 12, 3, poi al piano 14, poi al piano e poi al piano 15. E rimane fermo al 15, tendenzialmente, cioè non riesce ad andare oltre al 15. 5 non è ammissibile perché non riesce ad andare oltre al 15. Quindi, quando è che una soluzione è ammissibile? Quando riesco ad arrivare almeno ad n, ok? Ma qual è, dato t, qual è l'ultimo piano che riuscirò ad arrivare? N fratto k, cioè n fratto il numero rispetto a... Ah, no. Cioè io cosa sto facendo? Io ho detto, cioè quando ho fatto l'esempio di 5... La sommatoria... A che piano sono arrivato? Sono arrivato al piano 5 più 4 più 3 più 2 più 1. Ok? Io sono arrivato a questo piano perché ogni volta che faccio il prossimo scatto
cioè vado, lo faccio di uno in meno tendenzialmente, e quindi mi fermerò quando il mio scatto arriverà a zero. Ma questa cos'è? La sommatoria dei primi t numeri. E immagino saprete quanto fa la sommatoria dei primi t numeri naturali. Adesso potrei sbagliarla, un attimo che la cerco, anzi possiamo cercarla insieme. Dovrebbe essere per team 1 su 2. Ora, qua sapevamo che c'era 15, ben detto, mi pare. Controlliamo. 9, 12, 14, 15. 5 per 4. 20, 10. Io sono 10. Ok, no, questa cosa non torna perché probabilmente questo qua sarà più 1. Proviamo. 5 per 6, 30, diviso 2, 15. Ok, bene, sapendo questo, qual è la condizione di ammissibilità? Che quello faccia n. Che questo sia? Maggiore o uguale a n. Non basta metterlo uguale. Potremmo non trovarne uno uguale. Ah, magari non c'è. Cioè magari non c'è. Sì, perché poi è il lavoro quinto, sì. Esattamente, cioè magari non c'è. Ma poi tra l'altro noi stiamo chiedendo solamente ammissibilità in questo momento. Cioè se mettiamo t uguale 3000 è ammissibile? Sì. Ok. Questo ci dice quali sono ammissibili. Quale vogliamo prendere noi? Il più piccolo. Vogliamo ottimizzare. Vogliamo prendere il più piccolo. Vogliamo prendere il più piccolo ammissibile. Ora, come si ottimizza una funzione? Derivata. Ve la evito perché è uno schifo sta roba, esce un po' una schifezza, però se la fate e vedete con n fissato a 100 troverete che la risposta è 14. Possiamo verificarlo molto facilmente in realtà, 14 per 13 diviso 2 fa 7 per 13 che fa 65 più 26, no, ho sbagliato qualcosa? 14 per 15. Ho sbagliato, aspetta, la moltiplicazione, pardon. Allora, 14 per 15 fa 140 per 70, che fa 210, che diviso 2 fa 105. E, cioè, quando è ottimo vuol dire che questa qua deve esserlo e quella subito sotto no, verifichiamolo. Quindi 13 dovrebbe dirci no, che non è ammissibile. 13 per 14 fa... Facciamo 140 più 28 più 14... 168, 172, 182 diviso 2, 91, e quindi non è ammissibile. Quindi effettivamente 14 è la risposta migliore che possiamo ottenere per il numero 100. Se invertite questa, cioè se fate le derivate in questa forma con 0 e brabim brabum, ottenete la formula ottima per dare la risposta per questo problema per n generico. Questa è la soluzione creativa, ma che è bella, che cioè nel senso, magari pensandoci un pochino più ci resta arrivati, non è quella per cui siamo qui oggi, perché è tanto bella, tanto specifica. Adesso vi faccio lo stesso problema, pardon, Morina, vai. Domanda, posso usare questa strategia del software a uova? Esattamente. No. Esattamente, la risposta è no, non funziona, palesemente. Il problema di trovare delle soluzioni ottime ad hoc è che funziona, sono molto legate alle istanze, cioè nel specifico della nostra soluzione è hard codato tantissimo il fatto che k sia uguale a 2. E con k uguale a 2 funziona, ma solo con k uguale a 2. N generico nessun problema, ma k uguale a 2, cioè funziona solo con k uguale a 2. Ora vi propongo lo stesso problema, lo stesso identico problema, ma con N generico, N qualunque, e k qualunque. Abbiamo un numero illimitato di... non è illimitato, perdono. Abbiamo un numero arbitrario di uova k. Mo quante sono? Qua vi ci sfido a trovare la soluzione ottima ad hoc che esista. Però vi ci sfido. Qua è dove cerchiamo di usare i tool della ricorsione e della programmazione dinamica per cercare di affrontare questo problema. Vedremo poi che ovviamente la soluzione per il caso k uguale 2 coinciderà con quella, ovviamente, perché è la ottima. Che poi, tra l'altro, un altro discorso, cioè noi abbiamo trovato questa soluzione e io vi ho detto che è ottima, ma cioè dovete fidarvi di me. Non c'è nulla di questa soluzione che dica che sia ottima.
dovete fidarvi, cioè magari esiste una migliore, che ne so, boh. Invece, quando voi tirate giù la ricorsione, se la ricorsione è corretta, quando ottimizzate, trovate veramente la soluzione ottima. La siete certi? Bene. Proviamo ad affrontare questo problema con la all powerful technique della ricorsione. Primo passo, dobbiamo trovare una domanda sensata. Ricordate, no? Anche il problema, quello dei McNuggets, anche il problema del percorso, tutti quanti. Il primo step è trovare una domanda sensata a cui poi vorremmo rispondere. Quale può essere una domanda sensata in questo problema? A volte la domanda sensata è in realtà quella banale, cioè ci è capitato una volta che la domanda fosse difficilotta, che era quello dei McNuggets, cioè quello dei McNuggets non era banalissimo quello che fosse la domanda, molte volte la domanda è quella banale. Scusate, cos'è che chiede il problema? Da TNK qual è il numero minimo nel caso peggiore di lanci che devo fare? Esatto, per trovare il piano più alto che non c'era un po' nuovo. Questa è una domanda? Beh, palesemente sì, nel senso è una domanda. Pare essere una domanda sensata? La domanda più semplice può essere provare quanti passi devo fare quando K è uguale a 1. In quel caso lì devo provare tutti a prescindere. Cioè questa non è una domanda generica, cioè tu hai fissato K uguale a 1, quella è una domanda per K uguale a 1? Mi sta cercando una domanda generica? Comunque la domanda banale in questo caso, quella che appena ripetuto Maurina, è sensata. Noi ci chiediamo, cioè alla fine è la stessa domanda del problema. Il problema chiede qual è il numero minimo di lanci che devo fare per trovare il piano più alto a cui non si rompe un uovo? La domanda che possiamo farci nella ricorsione è: dato nk, qual è il numero minimo di lanci che dobbiamo fare per trovare il piano più alto a cui non si rompe un uovo? Pare essere una buona domanda. In realtà, per carità, ovviamente, cioè non è che si può vedere a priori se è una domanda buona o no. Il punto dove capite se una domanda è buona o no è quando poi dovrete applicarci la ricorsione, cioè quando dovrete spaccare il problema, tendenzialmente. Perché se si spacca bene è una buona domanda, se si spacca male non è una buona domanda. L'altra volta, quando abbiamo fatto i McNuggets, quando la prima domanda proposta, che era quella proprio del problema, non era una buona domanda perché non ha un modo buono di spaccarsi. Ma è raro che capiti, anzi oserei dire che è una cosa che capita quasi solamente quando il problema che stai cercando di risolvere è difficile as in NP. Ma è la stragrande ignoranza di casi, quella. Normalmente i problemi sono polinomiali, questo è il polinomiale. Quindi, come domanda, usiamo dato n, dato k, cioè dato il numero di piani, dato il numero di uova, qual è il numero minimo di lanci, nel caso peggiore, che devo fare per trovare qual è il piano più alto a cui non si rompe l'uovo, non si rompe l'uovo il lancio. Bene. Qual è il prossimo step? Caso base. Ci sono delle stanze di questo problema, quindi dei valori di n o k, tali per cui la soluzione è facile, è molto facile. Se n e k sono uguali, per ogni piano tiro un uovo, appena trovo uno, se cazzo è quello che ho fatto. No. Se k è uguale a 1, non posso dire sequenziale. Allora, quello no, perché cioè faccio il nelancio in quel modo. Cioè la soluzione che hai proposto te fa il nelancio, che palesemente non è l'ottimo. Sì, è vero, è vero. Allora, Castoldi diceva, se k è uguale a 1, giusto? Cosa ci siamo detti finora se k è uguale a 1? Devo provarli tutti?
Quindi, allora, io ho la mia bella f di nk. Se io ho f di n1 per qualunque n, la risposta è n. Per qualunque n, se io ho un uovo, non posso fare altro che provarli tutti. Potrebbe essere, aspetta, con 100 piani, no, devo provare tutti 100. Se ho un piano, io non so se lo 0 si rompe o no, devo lanciarlo. Se è numero 1, se ho un piano, devo lanciarlo perché non so se si rompe o no. Perché la risposta potrebbe essere, cioè, che nessuno è, oppure che è quello. Non pensavo che lo 0 si potesse rompere. Si poteva. Okay. Si può. Prova a lanciare un uovo dallo 0 piano. Da terra. Ok. Bene. Ci sono altre case base? Maurina? Io proporrei se K è maggiore di logaritmo di base 2 di n, allora la risposta è ok, allora questa cosa è vera perché quando abbiamo detto che la binary search non funzionava, perché non funzionava? Perché non avevamo sufficienti vuoto. Perché potevamo non avere sufficienti vuoto per arrivare in fondo all'albero della binary search. Però abbiamo detto che nel caso generico, cioè immaginate di avere infinite uova, ok? La risposta a questo problema è fare una binary search. Assolutamente. Se quindi il numero di uova, cioè k, è maggiore o uguale del logaritmo di e, in base 2 di n per eccesso, quanto per eccesso, possiamo fare una binary search. Perché qualunque cosa capiti abbiamo abbastanza uova. Non lo segno come caso base per il semplice fatto che in realtà sarà incluso nel caso generico. Cioè il caso generico, cioè che anche questa qua sia una risposta che possiamo dare arbitrariamente, cioè se effettivamente così possiamo calcolare questa cosa e darla, è benissimo, cioè se uno vuole metterlo come caso base è benissimo, in realtà non serve perché vedremo che il caso generico comprende questo caso, ma cioè palesemente, nel senso, cioè tendenzialmente noi avremo un caso generico che copre qualunque caso tranne costanti. Una ce l'abbiamo già messa, che è 1 sul k. Vogliamo trovare magari un caso base che copra l'altro pezzo. Il caso base sulla k l'abbiamo trovato. Forse vogliamo trovare un caso base sulla n. N è uguale a 1, funziona, anche basta. Un pochino meglio? 0. N uguale a 0, quanti lanci dobbiamo fare? 0. Se non c'è il palazzo... Allora non posso neanche lanciare... No, cioè... Se non c'è il palazzo, cioè se ti faccio la domanda, qual è il più alto piano del palazzo? È un po' filosofica sta cosa, come l'altra volta anche del zero fattoriale. Se non c'è il palazzo, qual è il più alto piano del palazzo a cui non si rompono? Infinito. Non determinato, però quanti lanci fai per scoprirlo? 0, lo sai? Quindi sappiamo che f di 0... k, qualunque sia k, non importa quanti uova hai, fa 0. Giusto? E però rimane con n, non è n. Cosa? Nel caso primo rimane con n, non è n. Beh, perché se tu c'hai il piano, se tu hai il piano, a parte che no, con quello che dici te viene esattamente n, perché se tu hai n uguale 1, se tu hai n uguale 1 vuol dire che c'è il palazzo, c'è un piano. Sì. Ora tu sai il piano 0 se si rompe o no? Devi fare un lancio. E allora lo dovrei fare anche quando non c'è il palazzo, per dire. No, perché tu sai qual è la risposta qua. Okay. La risposta qua è non c'è. Ok. Quando ci sono le cose di combinatore sullo 0 è sempre un po' filosofica la cosa. Però di solito, cioè nel senso, a parte la giustificazione appunto filosofica della cosa, in realtà puoi fare anche come ragionamento a posteriori. Cioè una volta che avremo trovato il caso generico vedrai che i conti tornano. Certo. Cioè nel senso, alla fine perché 0 fattoriale fa 1? Perché fa tornare i conti? Sì. Perché 1 non è un numero primo? Perché fa tornare i conti? Ci sono tante cose che
in matematica che vengono messe di convenzioni perché fanno tornare i conti tendenzialmente. E cioè, poi è una questione un po' di eleganza delle cose che fai, cioè nel senso, a te piace che le regole che dai siano il più generico possibile. Se vedi che c'è un unico caso che ti rompe la regola, beh, cambi la definizione. Ed è una cosa che in matematica viene fatta di continuo. Quindi ce lo permettiamo anche noi qua. Però, cioè, ha una giustificazione comunque questa roba, non è campata per aria. Sì. Bene. Abbiamo il caso base. Ora c'è la parte cicciosa. Vogliamo trovare il caso generico. Cioè, abbiamo un palazzo di n piani, abbiamo k uova, sapendo la risposta di tutte le stanze più piccole di noi, ok? E quando abbiamo due variabili, le sappiamo, cioè, sia per una che per l'altra, cioè, qualunque n primo minore di n, qualunque k primo minore di k, sapendo la risposta. Sapendo tutte le risposte precedenti, vogliamo spaccare il problema nk in 2, 3, 20, 50 miliardi di pezzi per poi ricomporre la risposta, per poi usare quei pezzi per calcolare qual è la risposta per il caso generico f di nk. Intanto il numero di pezzi dipende dalla k, cioè più k è grande meno saranno i pezzi. Perché? K è infinito, faccio binary search, i pezzi sono 2. Beh, quello è un caso particolare. Cioè, quello è un caso particolare. Cioè, il piccolo, i pezzi sono tanti. Quindi, cioè, il numero di pezzi non deve dipendere da K. O la grandezza dei numeri blocchi. In qualche modo, no? No. Mentre stiamo facendo la ricorsione, noi non abbiamo fissato una strategia ottimale. Cioè, quando, nel senso, noi prima abbiamo risolto il problema creativamente, ok? E quando risolvi il problema creativamente, devi effettivamente trovare una strategia. Poi magari se la tua strategia non è ottimizzata, non è ammissibile, e devi renderla ottimizzata o ammissibile. Quando noi usiamo la ricorsione, è perché non sappiamo niente del problema. Noi non sappiamo come risolvere questo problema. La funzione ricorsiva, io gli chiedo, f di nk me lo sai risolvere? E lui mi risponde, boh. Non lo so, non lo sa, poverina. Deve. L'unica cosa che sa fare è chiamare versioni di se stessa su istanze più piccole. Istanze strettamente più piccole. Questa è l'unica cosa che sa fare. Non ha in mente una strategia, non ha in mente niente. L'unica cosa che deve fare è utilizzare le risposte più piccole per calcolare la sua risposta. Fine. Della strategia se ne frega. Ma anche perché poi, ovviamente, cioè nel senso, quello che de facto succede con tutte le cose che abbiamo fatto finora, ricordiamoci anche il primissimo, la piastrellatura, cosa abbiamo fatto noi? Le abbiamo provate tutte, tutte erano due, abbiamo provato a metterci la piastrella da 1 e la piastrella da 2, ma abbiamo esaurito tutte le cose che potevamo fare. Quando abbiamo fatto i McNuggets, cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato tutte quante le dimensioni delle scatole. Quando abbiamo fatto la griglia, abbiamo provato tutte le direzioni che potevamo andare, a destra e a sinistra. Quindi, quando noi ci mettiamo giù una ricorsione, quello che vogliamo fare sempre è provarle tutte. Abbiamo delle opzioni? Le proviamo tutte. Tanto abbiamo le risposte tutte. Abbiamo detto, cioè, se la scelta che facciamo induce uno o più problemi più semplici, perfetto, abbiamo finito. Abbiamo finito perché abbiamo le risposte di quei problemi. Quando noi abbiamo fatto la piastrellatura, cosa avevamo detto? Beh, l'ultima piastrella deve essere per forza o da 1 o da 2. Sono le uniche due opzioni, non possiamo mettere, cioè, abbiamo quelle. E la piastrella da 1 induce un problema più piccolo, cioè quello su un bagno lungo n-1, e la piastrella da 2 induce anche lei un problema più piccolo, cioè quello sul bagno lungo n-2. Quindi, qual è la scelta che possiamo fare qua? Abbiamo il nostro palazzo di n piani, abbiamo la nostra k uova. Qual è la scelta che dobbiamo fare adesso? Se fossimo noi persone a fare questo problema, dobbiamo fare una scelta. Che scelta dobbiamo fare adesso? A che piano lancio il prossimo uovo? Qual è l'unica cosa che ci chiede il problema? Di lanciare uova, e lanciamo queste uova. Quanti modi abbiamo di lanciare il prossimo uovo? N. N? Perché?
se abbiamo un palazzo di n piani, beh, possiamo lanciarlo da 0 all'1 al 2 fino all'n-1. Qual è il piano migliore a cui lanciarlo? No, la risposta è boh. Non lo sappiamo, non lo sa, poverina, è solo una funzione ricorsiva. Che cazzo ne sa questa funzione ricorsiva, poverina? Non lo sa. E cosa fa allora se non lo sa? Lo chiede a una che lo sa, cioè. A parte? Ma se devo fare una scelta, quale faccio? Se non so qual è la scelta che devo fare una scelta, quale faccio? No? La migliore. Non so qual è la migliore? Le provo tutte. Le provo tutte. Qual è il modo ignorante per ottimizzare una funzione? Provare tutti i valori. Qual è il modo ignorante per ottimizzare una funzione? Provare tutti i valori. Qua sappiamo che i valori, cioè il piano a cui lanciamo l'uovo è da 0 a n-1, quindi ancora meglio. Cioè perché se dobbiamo ottimizzare una funzione reale, vale a provare tutti i valori. Ma se dobbiamo ottimizzare una funzione che prende un numero naturale in input e addirittura è pure boundato, perché se è boundato tra 0 e n-1, mica è lusso, possiamo provarli veramente tutti. Allora facciamolo, proviamoli tutti. Ora, io decido di lanciare, ok, l'uovo al piano I. Giusto? Cioè, nel senso, per carità, poi ovviamente sceglierò tutti quanti gli I tra 0 e n-1. Ok, poi ovviamente li proverò tutti. Però adesso fissiamoci su un certo lancio. Lo lanciamo al piano I. Cos'è che succede? O si rompe o non si rompe. O si rompe o non si rompe. Giusto? Ma in questi due casi, cioè si rompe o non si rompe, questi avvenimenti inducono dei sottoproblemi? Il pezzo sopra e il pezzo sotto. Perché? Perché noi non ce ne frega niente di a che piano siamo arrivati. A noi ce ne frega solo quelli in cui sappiamo si trova la risposta. Quindi, se io lancio l'uovo al piano I, questa cosa si scompone in due sottoproblemi. Giusto? Perché l'uovo o si è rotto o non si è rotto. Quindi cominciamo con il... abbiamo o si è rotto o non si è rotto. Ok, se si è rotto, qual è il sottoproblema? Richiamo, se si è rotto f di n di i su k meno 1. F di tra l'altro, allora, tra l'altro due cose, è f di meno 1, prima cosa. Seconda cosa, i, ho sbagliato io, cioè nel senso, dipende cos'è i. I è o il piano o il numero di piani, ok? Facciamo che è il piano, va bene? Se è il piano, effettivamente non è il meno 1, ma è i. Perché se lo lancio allo zeresimo piano e si è rotto, ok, vuol dire che quanto è alto ora il palazzo che devo testare? Zero. Quindi I. Quindi benissimo. Ok? Quindi F di I e K meno 1, perché si è rotto? Perché si è rotto l'uovo? Sì, più sicuro. That's all? Cioè, noi abbiamo detto, abbiamo fatto sto lancio, ok? E se si è rotto, il problema è diventato qual è il numero minimo di lanci che devo fare in quest'altro palazzo, in questa istanza del problema. Ma un lancio l'abbiamo fatto? E quindi c'è un più uno fuori? Perché noi il lancio l'abbiamo fatto, poi si è rotto, povero uovo, o povero cucino, il lancio l'abbiamo fatto, si è rotto, ma il lancio l'abbiamo fatto, quindi uno l'abbiamo pagato, un lancio l'abbiamo fatto.
Poi ci va di culo, che quello che ci rimane da provare è un sottoproblema, perché almeno una delle due variabili, in realtà in questo caso entrambe, è strettamente minore del problema con cui siamo partiti. Quindi abbiamo diminuito la dimensione del problema e la ricorsione, quella che a Verona chiamano la fatina ricorsina, ci dice che tutte le risposte per i problemi strettamente più piccoli di noi ce l'abbiamo. Bene, però, cioè, si poteva rompere, ma si poteva anche non rompere. Se non si rompe, f di n meno i, però... Cioè, quale, le alternative non sono tante. No, sarà o n meno i meno 1, o n meno i più 1. Cioè, ci sarà un più meno 1 da qualche parte. Allora, se io non mi ricordo male, ma potrei ricordarmi male, è n meno i meno 1. Sì, non mi ricordo male, ma potrei ricordarmi male. No problem, proviamo. Cioè, nel senso, vediamo un po' cioè, facciamo con un'istanza e vediamo gli off by one come si comportano. Se abbiamo n uguale a, facciamo, 7, per dire, mettiamo che lo stiamo lanciando da i uguale a 6, dal sesto piano, e abbiamo detto che non si è rotto, giusto? Ok, non si è rotto. Allora cosa facciamo? Dobbiamo testare ancora quanti piani? 1. 0? Perché questo qua non si è rotto. Quando noi facevamo la primissima strategia, non ripartivamo dal piano a cui sapevamo che non si era rotto, perché è inutile. Perché sappiamo che non si è rotto. Sì, lo credo. Giusto? Quindi sta roba deve fare 0, quindi 7 meno 6 fa 1 e quindi ci manca meno 1. Ma io intendevo n meno i più 1. Già, certo. Ok. K. Perché K? Perché non si è rotto l'uovo, cioè abbiamo ancora tutti K. Più 1, perché abbiamo fatto il lancio. Questo qua è un sottoproblema? Sì, perché? Perché? Perché abbiamo ridotto meno delle due variabili. Questo qua è strettamente minore di n. E quindi abbiamo la risposta di quello là. Ok. Ora viene la parte interessante. Questo era un possibile lancio. L'abbiamo lanciato al piano i. E sappiamo che se si è rotto, la risposta è questa. E se non si è rotto, la risposta è questa. Quale prendiamo? Perché noi, cioè, non sappiamo se si è rotto o non si è rotto. Cioè, questa è solo una simulazione mentale della cosa. Il massimo? Il massimo, perché? Perché non ci interessa il caso peggiore. Perché ci interessa il caso peggiore? Cioè, noi non lo sappiamo se si rompe o non si rompe sto uovo. Però noi, il problema ci chiedeva cosa succede nel caso peggiore. E cos'è la cosa peggiore che può capitare? Non lo sappiamo in realtà, e sarà il massimo di questi due. Cioè, magari in alcuni casi se si rompe ci va peggio, e in alcuni casi se non si rompe ci va peggio. Non lo possiamo sapere a priori. Allora cosa facciamo? Semplicemente, magari la F non dovevo cancellarla, semplicemente prendiamo il ho messo il più uno fuori perché c'erano entrambi, però è chiaro cosa ho fatto. Prendiamo il massimo. Questa cosa di solito la spiego com'è. Cioè, immaginate che quando cerchiamo il caso peggiore, in un qualche senso è come se l'universo ce l'avesse con noi. L'universo ci vuole far fare le cose peggiori, il fatto, il destino, chiamate come volete. E noi non possiamo mai sapere a priori. Quello che dobbiamo fare è simulare e andare sempre in quello che ci rompe più le uova nel paniere, letteralmente. Ed è il massimo, potenzialmente, è il massimo tra queste due risposte. Però qua
siamo ancora con i fissato un certo n. Cioè i fissato un certo piano. Noi abbiamo detto che volevamo provarli tutti i piani. Ok? Bene. Cosa facciamo allora? Beh, semplicemente facciamo valere i fra 0 e meno 1. Cioè, diciamo, calcoliamo sta roba per uguale a 0, calcoliamo sta roba per uguale a 1, calcoliamo sta roba per uguale a 2, eccetera, eccetera. Abbiamo le nostre risposte. Ok? Come facciamo a comporle in modo da ottenere la risposta per il problema f di nk? Cioè, questi qua cosa sono? Cosa ci stanno dicendo questi numeri? Ci sta dicendo, guarda che se lo lanci al piano i, alla peggio devi fare questo numero di lanci. Ma noi vogliamo fare il minor numero di lanci possibile. Quindi se li proviamo tutti, cosa prendiamo? Il minimo. Se io provo a lanciare al primo, provo a lanciare al secondo, provo a lanciare al terzo e mi viene 7, 9, 2, beh, prendo quello che mi ha dato 2, prendo quello che mi ha dato il minimo. Perché? Che l'universo voglia darmi il caso peggiore, io cerco di battere l'universo quanto possibile. Tra l'altro questo è esattamente il principio degli algoritmi min-max, che magari avete sentito nominare in qualche corso, forse, non lo so. Probabilmente no. Vabbè. In un qualche senso è un po' come se fosse un gioco, questo qua, dove però voi siete giocatore, che è il tizio che sta lanciando le uova dal grattacielo, e l'avversario è le leggi della fisica, ok? E tra l'altro, per qualche ragione, voi alle leggi della fisica state molto sulle palle, ok? E cerca di sempre darvi l'outcome peggiore possibile. E quindi queste sono le leggi della fisica, e questa è la vostra intelligenza. Voi prendete la risposta peggiore che può capitare per qualunque vostra scelta, e dopodiché prendete la migliore delle scelte che potete fare. Questo qua è un ragionamento molto generico, questo qua del min-max, e si applica un po' a tutti i giochi. Cioè, se non so se avete mai provato, se siete mai interessati, ma se doveste mai provare a scrivere, che ne so, una banale intelligenza artificiale che gioca a dama, scacchi, tris, quel che l'è, quello che fate è sempre una programmazione dinamica. Poi in realtà il numero di stati esplode esponenzialmente, ma a parte quello è sempre una programmazione dinamica di solito, dove il giocatore, quello che deve vincere, deve cercare di minimizzare il danno che gli fa l'avversario, e l'avversario cerca di massimizzarlo. Io provo a fare tutte le mie possibili mosse, calcolo qual è il massimo danno che può fare il mio avversario per ognuna di queste mosse, e dopo prendo la mossa che ha fatto fare il minimo danno. E questo qua è proprio il principio di funzionamento dell'algoritmo min-max, ma cioè era una digressione. Invece per il problema nostro, cioè per questo qua delle uova e del grattacielo, abbiamo finalmente ottenuto la nostra ricorsione generica. Questa è esattamente la risposta che dobbiamo dare per f di nk. Ok, prossime considerazioni. Questa soluzione è lenta, così non indinare. Certo che è lenta, palesemente super esponenziale, è uno schifo. Ci applichiamo una programmazione dinamica, perché possiamo farlo? Perché le funzioni, tutte le funzioni sono pure. Questa è pura, palesemente, questa è pura, palesemente, questa è pura, palesemente, perché non sto cambiando stato globale qua dentro di nulla. Ok? Bene. Possiamo applicarci una programmazione dinamica. Quindi, prima domanda, qual è la complessità computazionale di questo algoritmo? Vi ricordo per l'ennesima volta che il tempo che ci mette un algoritmo di programmazione dinamica è numero di stati per complessità del calcolo del singolo stato.
Quindi, prima domanda, qual è il numero di stati? Cioè, quante possibili stati, se noi stiamo risolvendo f di n k, quante sono le combinazioni di funzioni che chiameremo? Cioè, chiameremo, che ne so, f di 2,1, f di 3,1, f di 5,7, quante sono? N per k. Bene. Quanto ci mettiamo a calcolare un singolo stato? Assumendo che quando ci chiamiamo ricorsivamente queste cose costano tempo costante? N. N, perché? Mi piace per favore da 1. Perché noi stiamo facendo il minimo su un range da 0 a N. Cioè queste sono... Cioè queste due chiamate ci mettono tempo costante. Il max tra due costanti ci mette tempo costante. Però il minimo iterato su i che va da 0 a n, beh, palesemente ci mette n. Quindi la complessità di questa dinamica è o grande di n quadro k. Quanta memoria occupa? N per k, n per k. Quanta memoria occupa la dinamica? Occupa il come si chiama? Numero di stati per la profondità di ricorsione massima, più profondità di ricorsione massima. Beh, qua la tabella degli stati abbiamo detto prima che era n per k, più profondità di ricorsione massima, non è difficile vedere che la ricorsione massima qua sarà probabilmente n più k, però questa cosa della ricorsione massima è veramente rara, è proprio veramente rara, capita sempre che la dimensione dello stato sia più grande della ricorsione massima. Cioè, quant'è la ricorsione massima? Che tipo, entri qua, cioè quante volte entri in una funzione prima che becchi un caso base? Considerando che qua k decrementa sempre di 1, quindi al massimo da questo lato farà k chiamate, e qua n almeno decrementa di 1, quindi qua farà al massimo n chiamate, ok? Quindi al massimo lo stack sarà alto n, il max di, anzi neanche n più k, il max fra n e k, perché non è che può andare contemporaneamente in entrambe, cioè fra una e poi l'altra. No, però potrebbe capitare che in effetti tipo n rimane alto, poi tipo rimane fisso a 2, poi k decresce, quindi effettivamente n più k. Cioè nel senso, è vero che questa man mano decrementa k, però man mano questa può decrementare n, e quindi possono andare contemporaneamente, magari arrivano ai casi base contemporaneamente, e quindi ci mette veramente n più k. Però sti cazzi, perché n per k, per qualunque, cioè per valore di nk sensati, è maggiore di n più k. Quindi il tempo è questo, la memoria è n per k. Ci vogliamo fare altre domande? No, cioè, no, tendenzialmente no. Questa è la soluzione del problema delle uova del grattacielo. Questa soluzione è generica, non stiamo facendo assunzioni su nk, n può essere qualunque cosa, k può essere qualunque cosa, funziona. Non abbiamo dovuto cercare strategie, non servivano. Qua stiamo veramente facendo tutte le mosse possibili. Normalmente questa cosa sarebbe una schifezza, perché fare tutte le mosse possibili vengono esponenziali. La programmazione dinamica ci dà i tool per permettere di calcolare questa cosa in tempo polinomiale. E alla fine, ricordo come al solito, che la programmazione dinamica è solo un modo fancy per dire: una volta che calcolo f di ab, mi salvo che f di ab valeva quella roba. E quando poi ricapiterò a calcolare la stessa cosa, lo so già e non devo ricalcolare. La programmazione dinamica è solo questo. Eppure, senza particolari idee, applicando solamente, cioè trovando la definizione ricorsiva del problema, applicandoci alla programmazione dinamica in modo molto banale, abbiamo trovato la soluzione del problema. Se voi scrivete sta roba, e cioè scriverlo sono veramente 10 righe di codice, perché cioè, alla fine vedete, if k uguale 1, n, if n uguale a 0, 0, altrimenti for roba prendete il minimo del massimo del testi 2 e trovate la risposta. Se mettete n uguale a 100 e k uguale a 2, vedrete che fa 14. Ok,
Bene. Vi lascio un... adesso vi introduco anche un altro problema. Tra l'altro ci ho messo più o meno il tempo che immaginavo di metterci, cioè tipo un'ora e un quarto per spiegarvi questo problema. Perché questo qua, diciamo che come livello di programmazione dinamica, siamo quasi al top della difficoltà. Cioè qua ci... È vero che alla fine non è che servono idee, nel senso, non servono idee di creative, però comunque uno deve mettersi bene nell'ottica del se sto facendo una ricorsione, le sto provando tutte, e magicamente poi le cose funzionano. O matematicamente poi le cose funzionano. L'importante è mettersi nell'ottica. Ovviamente, cioè adesso io vi ho dato solo finora abbiamo messo solo problemi che si risolvono in questo modo, quindi palesemente tutti quanti sembra che si infilino come un guanto nella programmazione dinamica, però molte volte è così. Se effettivamente trovate una buona domanda, trovate dei buoni casi base, trovate una buona ricorsione, avete risolto il problema e non c'è null'altro da fare a parte scriverlo. Però come vedete alla fine escono cose tendenzialmente facile da scrivere. Ultima cosa interessante di questo problema, c'è un trick che non vi dirò per abbassare la complessità. Nello specifico questa cosa si può fare meglio di n²k, perché c'è un'osservazione che si può fare sul caso generico, che perché è vero che nel senso la ricorsione quella normale è provale tutte. Però ovviamente se trovate una regola per cui sapete già che alcune non possono essere quella giusta, cioè alcune non possono essere quella ottima, ok, potete scartarla, cioè potete direttamente non calcolarle quelle là. Qua c'è questa cosa, poi nel sito metterò, rispetto a questo problema, metto sempre i link dei problemi da cui ho presi, e metterò il link anche di questo. Il problema in realtà ha una metafora totalmente diversa, sul sito che ve la do però è lo stesso problema. E là, se provate a risolvere quel problema in quel sito, se fate questa soluzione non prendete il punteggio pieno. Quindi può essere un buon esercizio intanto per vedere se riuscite a scrivere questa soluzione e ok, e poi per cercare di migliorarla, perché si può migliorare. Nello specifico si può passare questa regola palesemente, perché gli stati sono nk, cioè non si può fare tanto là. Probabilmente non serve veramente cercare da 0 a n, probabilmente può essere. Ok, questo chiude il problema delle uova del grattacielo. Ci sono domande conclusive su questo problema? Prendo come un no. Negli ultimi 10 minuti che ci rimangono, mi sa che vi introduco solo a questo punto un altro problema e magari cerchiamo di fare la formalizzazione sempre. E tendenzialmente con oggi e... poi la prossima volta che ci vedremo sarà... Cioè, nel senso, se volete ancora venire, la prossima volta che ci vedremo sarà non settimana prossima, perché è vacanza, non neanche quella dopo, perché è il 1° maggio, e quindi vacanza, ma sarà l'8 maggio, quindi fra un po' di settimane. E con questa qua e la prossima, probabilmente solamente la prima giornata della prossima, concludiamo la programmazione dinamica e passiamo all'altro. Ok, problema, vedo quanto riesco a farvi, magari vi do solo lo statement del problema, non so, vediamo cosa riesco a fare. Maximum alternating sequence. Allora, il problema è il seguente. Vi do un vettore di interi. Ok. Vi do un vettore di interi e vi chiedo di selezionare un sottoinsieme di questo vettore, quindi non so, 3, 2, 10 per dire, tale che questa sequenza sia alternante, cioè praticamente fa su, giù, su, giù, su, giù, su, giù. Cioè intendo, che ne so, per esempio, se prendo 3, 9, 2, 4 per dire, è alternante perché 3, 9 è salito, quindi poi deve scendere, e 2 effettivamente scende, il prossimo deve salire, quindi 4 effettivamente sale. Ok? Questa è una sequenza alternante. Sequenza alternante vuol dire che o fanno maggiore uguale, minore uguale, maggiore uguale, minore uguale i numeri, oppure il contrario, perché alternante vale, cioè,
per entrambe le cose. Per esempio, una sequenza non alternante è 3-7-10. 3-7-10 non è alternante perché 3-7 sono salito, però 7-10 salgo ancora, quindi non alternante. Bene, il problema è trovare la lunghezza della massima sottosequenza alternante. Qual è la più lunga sottosequenza alternante? Cioè, qual è la lunghezza della più lunga sottosequenza alternante qua dentro? Spoiler, si risolve in programmazione dinamica. Qual è la prima cosa da fare? Qual è la prima cosa da fare? Impostare la domanda. Cioè, trovare la domanda. Cosa ci siamo detti? A volte la domanda è quella semplice. Qua il fatto è che, mentre prima la domanda era già ben parametrizzata, cioè era nk, dammi la risposta, cioè ti do nk, dammi la risposta, qua qual è l'input della domanda? Cos'è? Lunghezza della sequenza. Una sequenza. La lunghezza? No, la sequenza. Cioè, la sequenza. Una sequenza contigua, magari, di cose, ok. Bene, questa è una domanda decente. Si può fare leggermente meglio, che è lo stesso trick che abbiamo visto nell'ultimo problema l'altra volta, ok? Molte volte, quando dobbiamo gestire sequenze, se possiamo, vogliamo sempre preferire gestire non sequenze arbitrarie, cioè non cose in mezzo arbitrarie, ma suffissi o prefissi. Ok? Cioè vogliamo, quando possibile, concentrarci o sul fondo, e quindi poi là possiamo veramente dire la lunghezza, perché se fissiamo il fondo là possiamo poi dire la lunghezza, o dall'inizio e poi fissiamo la lunghezza. Ok? Vi dico che in questo caso la domanda buona è sui suffissi. Cioè, in realtà funziona anche sui prefissi, non è veramente importante, però, cioè, se si fa sto trick, perché cosa succederà alla fine? Che se voi fissate inizio e fine, lo stato verrà tendenzialmente almeno quadratico, perché avete indice di inizio e indice di fine, e quindi farete domande sui due parametri, tendenzialmente sarà la verrà quadratica. Quando invece è possibile, un trick che funziona molte volte quando dobbiamo lavorare con vettori o con cose, dobbiamo considerare sottosequenze, è fissare l'inizio e la fine di tutte le sottosequenze che consideriamo. Ok? Perché in questo modo possiamo non più usare due parametri, ma possiamo usarne uno, che è la lunghezza. Perché se fissiamo la fine, data la lunghezza, troviamo esattamente qual è. Vero non sono tutte, vero altrettanto che non è detto che poi usiamo tutti i numeri di quel pezzo di vettore, ma ovviamente, cioè, anche se avessimo usato quelle contigue generiche, non avremmo mai sempre usato tutto quanto il vettore, perché non è detto che tutta quanta la sequenza alternante massima sia là dentro. Quindi, la nostra ricorsione si chiede f di k, quant'è la più lunga sottosequenza alternante negli ultimi k valori? Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo trovare un caso base e un caso generico. Qual è un caso talmente facile che sappiamo rispondere arbitrariamente? K uguale 1. Volendo, no, va bene, K uguale 1. Se K uguale 1, quant'è la risposta? 1. Perché un singolo elemento è una sottosequenza alternante. E con 2? Eh? Con 2? Potrebbe essere 1 con 2, poi salire a scendere. Beh, con 2 in realtà la risposta è sempre 2, per carità. Però, come ho detto prima, cerchiamo di tenere il numero minimo possibile di casi base. Ok. Caso generico. Noi abbiamo detto con minore uguale e maggiore uguale. Però sì, perché ottima osservazione, se il problema fosse definito con maggiore stretto e minore stretto,
capoquella 2 non sarebbe sempre valido. Hai... Sì, sì, l'ho detto io assolutamente, sì, sì. Ottima osservazione. Bene, caso generico. A volte, cioè, perché alla fine cosa dobbiamo fare? Come ben detto prima, con un suffisso di lunghezza K dobbiamo fare una qualche scelta, dobbiamo provare tutte le scelte. Qua non è banalissimo vedere quali sono le scelte. Cioè, quindi, abbiamo detto, intanto, suffisso 1 vuol dire che stiamo prendendo questa parte, suffisso 2 questa parte, suffisso 3 questa parte, eccetera, eccetera. E fino a qua direi che ci siamo. Ok, ora siamo, mettiamo qua, ok? E ci chiediamo, o qua anche all'inizio, nel senso. E ci chiediamo, f di n, in questo caso, cioè se la lunghezza di sta roba è n, f di n, quanto vale? Cosa risponde la funzione così? Boh, e che ne sa? Però sa che tutte le funzioni per qualunque n, per qualunque k, pardon, minore di n, strettamente minore di n, sappiamo la risposta. Non sappiamo la risposta di tutte. Vogliamo capire come decomporre il problema, tendenzialmente. Vogliamo capire come usare le risposte che abbiamo, potenzialmente tutte, potenzialmente poche, per calcolare la nostra risposta. Beh, in quel caso, se noi siamo a 3. Mettiamo che siamo qua. Esatto. E siccome 3 è minore di 7... vuol dire che è 1 più la sequenza precedente. E se, no, se fosse stato 2? Pure, cioè un numero minore e quindi ti viene, e se ti viene sempre 1 più precedente, ti viene sempre n. Cioè se tu fai 1 più f di n meno 1, con f di 1 uguale 1, questa cosa calcola esattamente n. E palesemente è sbagliato. Possiamo appena il massimo contro ciascun elemento successivo a k. Non ho capito, perdono. Quindi vogliamo tutti gli elementi da k-1 fino a 0 e prendiamo quello che ci massimizza da sotto, qui sotto la predica. Ok, allora lui dice esattamente come per tutte le ricorsioni dobbiamo fare una scelta, le facciamo tutte, le facciamo tutte. Noi vogliamo provare a collegarci a qua? Ci proviamo a collegare qua, vediamo quando ci dice. Ci proviamo a collegare qua e ci proviamo a collegare anche qua, vediamo cosa ci dice. E proviamo con tutti. Però c'è n, non è strana questa cosa? Perché, cioè, sembra sempre uno più il massimo, ma il massimo sarà sempre questo, perché non ci stiamo dicendo, e quindi verrà ancora n. Non c'è qualcosa che stiamo sbagliando? Cioè, palesemente sì, nel senso che la risposta non è sempre n. Ma c'è qualcosa che ci stiamo perdendo? Ok, sono fatte le 3 e voglio essere puntuale nella fine delle cose, quindi ve lo lascio come dubbio esistenziale la soluzione per tra quel che è l'8 maggio. Vi dico qual è la cosa mancante però, cioè vi do un hint, nello specifico l'int, lo hint è che non ci basta k, non ci basta un parametro in realtà. Perché noi non vogliamo solo sapere non vogliamo solo sapere il suffisso. Anche l'ultima, sì, certo. Vogliamo sapere se dobbiamo andare in su o andare in giù. Ci serve un parametro booleano che non dice solo qual è la massima sotto sequenza alternata a partire da qui, ma la domanda per risolvere questo problema è qual è la massima sotto sequenza alternante che parte da qui e che fa la prima mossa che incrementa o fa la prima mossa che decrementa, perché se no non riusciamo a trovare la risposta, perché se no sembra che la risposta sia sempre n, quando in realtà non è. Ma perché succedeva? Perché non stavamo facendo una buona domanda, perché la domanda non catturava il problema, quindi va sistemata la ricorsione mettendo questo fatto. Tendenzialmente vorremmo sempre fare tutte le scelte, vorremmo prendere il massimo, il fatto che vorremmo prendere il massimo delle scelte ammissibili, perché non tutte le scelte sono ammissibili. I stati però potrebbero essere 3, sbaglio. Perché? Se l'ultima coppia è uguale. Semplicemente, semplicemente, no, ma tu parti forzando questa cosa,
e semplicemente all'inizio le provi a forzare entrambe e prende il massimo. Okay. Perché tanto la prima mossa deve essere o in alto o in basso. Sì. Quindi basta che le forzi, provi a forzarle entrambe all'inizio, farà le sue ricorsioni e ti dice qual è il massimo. Comunque, esercizio per casa, e anche questo problema, non so se riesco a darvi il link, cioè non so se riesco a trovare, però cioè, potete benissimo, anche se non vi do il link al problema, potete benissimo provare a implementarlo e poi dargli tipo questo esempio, vedete a mano quella risposta e vedete se vi dà la stessa risposta. E si fa in dinamica, basta aggiungere quella condizione, esce la ricorsione e siete tutti contenti. Ora, allora, come sapete alle 3 c'è un mini esodo per chi deve andare, per chi vuole invece rimanere c'è quello che chiamiamolo il problema della settimana, dai, che è un problema che non necessariamente usa le tecniche algoritmiche che abbiamo visto, e però... cioè vi faccio vedere come si risolve. Vi ricordo che questo qua, che adesso non è stato ancora utilizzato, in realtà è uno spazio per voi, cioè uno spazio per cioè per interazione vostra, cioè voi mi dite qualcosa che vi interessa e io vi dico come si fa tendenzialmente. Direi che per questa settimana il problema della settimana potrebbe essere... Ah, c'è uno di dinamica bello. Allora, ieri, proprio ieri, ci sono state le regionali delle Olimpiadi di informatica italiane, e l'ultimo problema delle regionali, che era, cioè l'ultimo intero dovrebbe essere proprio difficile, era proprio un problema di programmazione dinamica. Quindi magari quello che faccio è che ve lo illustro, ma senza darvi la soluzione. Magari, perché non è difficilissimo, perché abbiamo già visto tecniche che si possono usare per risolverlo. Allora, il problema è il seguente. Allora, volete andare a fare shopping per un supercomputer e avete un certo budget B. Avete B soldi per il vostro supercomputer, per comprare il vostro supercomputer. Nello specifico quello che vi interessa è il potere di calcolo. Ancora più nello specifico, quello che mi interessa è il numero di core che avrà in totale il vostro supercomputer. E allora andate nel negozio dove vi vendono i core, i processori, e avete i vari item. Avete i vari item e per ogni item sapete, cioè per ogni processore, sapete quanto costa e quanti core ha. Ok? Benissimo. Quindi chiamiamo, diamo dei nomi a queste cose, chiamiamo C il costo massimo di ogni core, C piuttosto, pardon? C di B, no, perché C in generale, sì, ma C facciamo che è il massimo tra tutti quanti i costi di core, ok? Chiamiamo C, ma, cioè nel senso ognuno avrà il proprio costo, ma ok, chiamiamo V il chiamiamo V il numero massimo di core che ha un certo processore e chiamiamo N il numero di scatole di processori che hanno, e sapete che il vostro supercomputer può stare quanti processori volete, siete limitati solo dal budget e non dai socket, e volete sapere, stando entro budget B, ok, avendo la lista degli N processori, quant'è il numero massimo di core che potete comprare senza sforare il budget. C è il costo del processore, non del... C è il... facciamo che C è il costo ma... cioè, hai tutti i processori, C è quello che costa di più. Cioè, C è il costo di quello che costa di più. Stessa cosa B, hai tutti i processori, sai che quello che ha più core ne ha B. Ok? E vi dico che la vostra soluzione deve stare... cioè, ci deve mettere meno di un secondo. Ok? A eseguirsi, e vi dico che B è... minore o uguale di 10 alla 18, C è minore o uguale di anche lui 10 alla 18, V è minore o uguale di, che ne so, 100, e N è minore o uguale a, per dire, anche lui facciamo 100. Ok?
n è il numero di cucci di peli di scatole di processore, ah, okay. Cioè sono quante persone ci sono nel negozio, n è il numero di persone nel negozio, b è quello, il processore che ha più core quanti core ha, c è il processore più costoso quanto costa, e b è il vostro budget. Ok, allora intanto questo problema dovrebbe farvi suonare una campanella istantaneamente nel nostro cervello. Questo qua è uno. Com'è che è stato definito come item? Nel senso, non ho avuto la lista degli oggetti. Cioè, nel senso, io ti do la lista dei processori available nel negozio, sì. E ogni, per ogni processore sono n, questi qua, e ogni processore sai quanti core ha e quanto costa. Ok? Sì. Tu vuoi massimizzare la somma dei core dei processori che compri stando dentro il budget. Ok, e con definita la lista la rete di tipi di processore. Pardon? No, mi sembra che sia definita con la rete di. No, beh, cioè io ti ho dato un'istanza generica del problema. Cioè, puoi immaginare che tipo ci sono, cioè i vari processori hanno un costo CD, ah, okay, e hanno VD core, per dire. E sono, e i va da 0 a n, anzi a big n in realtà. Allora, è un min max? Assolutamente no. Cioè io non voglio minimizzare i costi allo stesso tempo. Tu vuoi, cioè allora perché magari riesci a trovare un modo di girarlo tale che viene, cioè, che viene una specie di gioco. Però questo qua è il classicissimo, ma proprio classicissimo problema dello zaino. È super classico. Il problema dello zaino è, cioè dovreste averlo fatto ad algoritmi, credo. Credo. Avresti dovuto. Avrei dovuto farlo anche da qui, tra l'altro. Avete uno zaino, cioè la metafora classica di questo problema è: avete uno zaino, questo zaino ha capienza B litri, ok? Volete portarvi dietro degli oggetti, tipo la metafora classica che siete un ladro, state andando a svaligiare un museo e il vostro zaino al massimo può contenere B chili prima che si spacchi. E sapete il valore e il peso di ogni oggetto, massimizzate quanto riuscite a rubare di valore, però senza farvi, senza che lo zaino si sfondi. Questo è il classico problema dello zaino. In realtà questo non è invece il classico problema dello zaino, ma la differenza è abbastanza subtle, perché il classico problema dello zaino, e nello specifico la classica soluzione dello zaino, ci mette tempo o grande di n per p. La soluzione classica dello zaino, quella che avreste dovuto vedere anche da algoritmi, che vi consiglio fortemente di andare a vedere se non la conoscete, perché è uno dei, proprio, dei problemi più classici del mondo, ci mette n per b. E qua palesemente non potete avere un algoritmo che, cioè non esiste un programma che vi fa 10 alla 20 operazioni in un secondo. Ok? Qua il problema è che se questo problema viene risolto con lo zaino classico, non ce la facevate risolvere in un secondo. È una soluzione corretta, nel senso che dà la risposta giusta. Il problema è che ve la dà magari alla fine della vita dell'universo. Quindi, e non ve lo faccio però, perché vorrei che ci pensaste voi, si può, esattamente come, perché alla fine lo zaino classico, il processo per trovare la soluzione è sempre lo stesso. Mi faccio una domanda, trovo il caso base, trovo il caso generico, pim per i boom e trovo la risposta. Ora, in realtà la complessità di una dinamica dipende dal numero di stati per costo dello stato, ma quello da cosa dipende? Dipende dalla domanda, dipende da che domanda mi state ponendo, e non è detto che un problema abbia solo una domanda che lo risolve. Nello specifico la domanda più banale che risolve questo problema, quello che fa è dare una soluzione n per b. Esiste invece un'altra domanda che vi dà una soluzione n quadro b. La cosa è trovarla questa domanda. Quindi con ciò, se tra 3 settimane
qualcuno vuole raccontare la risposta che aveva trovato a questo problema, è il benvenuto. Se ci fosse richiesta invece la spiego io, e se no comunque rimarranno i vostri incubi peggiori. Detto ciò, con questo concludo la lezione di oggi. Ma ogni professore sa quanto costa comunque? Pardon? Ogni professore sa quanto costa e sai quanti colassi. Bene.